Buonasera a tutti, e diciamo ho organizzato questa sera un video diretta a sorpresa perché non l'ho neanche annunciato, però è un po' che volevo fare qualcosa e mi sono detto adesso iniziamo a fare un video diretta, poi pian piano chi vuole si aggiunge. Allora, praticamente di che cosa parleremo stasera? Molto brevemente, vi spiego, però aspetto un attimo. Che insomma entrano un po' di persone, se non parlo da solo non è il massimo. Tanto aspetto che arrivano un po' di persone, che intanto saluto Flavia, Marco, Martina. Ciao Martina, Anna Macchiarola. Aspetto un attimo prima di parlare che entrano un po' di persone, perché almeno facciamo. Ciao Imma, facciamo un po' di. Ci aumentano un attimo di persone e poi vi spiego di che parliamo stasera. Ma prima di tutto vi annuncio per, diciamo, per una gioia di diverse persone che non sarà una diretta di quelle mie lunghissime che durano tipo 2 ore o più, ma farò una diretta molto, 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 molto veloce, per cui giusto il tempo di far entrare un po' di persone e poi inizio a parlare un po' dell'argomento. Per cui poi chi vorrà, diciamo, seguire il resto della diretta, poi se la potrà riascoltare, siccome sarà breve, potrà farlo in tempi molto umani. Giulia, lo stavo per spiegare, aspettavo un attimo che entrano un po' di persone e si collegano, così inizio a fare la diretta. Però proprio tra pochissimo inizio. Comunque, di che cosa parliamo stasera? Siccome sto praticando e studiando. Ciao caro Diraro, ben rivista. Ciao Antonellina, ciao Elisabetta. Dicevo, siccome è un po' di tempo che sto studiando e praticando i fiori di Bach, qualcuno di voi ha visto che ho annunciato circa un mesetto fa che, diciamo, mi occuperò anche di fiori di Bach, quindi inizio a fare le consulenze con i fiori di Bach perché nei fatti le sto facendo. Insomma, chi ha avuto modo di parlare con me negli ultimi tempi ha avuto modo di vedere che sto consigliando in maniera mirata i fiori di Bach a chi servono, perché ho scoperto e me ne sono letteralmente innamorato con lo strumento fantastico. Va bene, io direi di iniziare perché siete già una quindicina, poi chi si aggiunge dopo, insomma, diciamo, si aggiungerà. Allora, vediamo un attimo, vi spiego brevemente un po' perché i fiori di Bach, come cosa c'entrano con l'attirare le cose nella nostra vita, la legge dell'attrazione, eccetera, perché normalmente se una persona pensa ai fiori di Bach, normalmente la prima cosa a cui pensa è il Res Remedy, cioè il famoso rimedio universale diffuso da Bach. Infatti molte persone addirittura pensano che i fiori di Bach si limitano all'utilizzo del Res Remedy, ma in realtà i fiori di Bach sono molto, molto di più del Res Remedy. Io me ne interesso di fiori di Bach perché molte persone mi dicono: ma come ogni tanto me ne esco con un nuovo talento, un nuovo lavoro, come se fosse una cosa dal nulla. In realtà molte cose le studio, le pratico da diversi anni, ma non lo dico in giro. Poi nel momento in cui mi sento pronto, inizio a proprio farlo come lavoro e diffonderlo. E spesso ho modo di lavorare con quello strumento che è unico, nel senso che chi ha avuto modo di sentirmi o vedermi o di parlare con me sa che ho spesso informazioni anche sulle cose che molti non hanno. Ok? Allora, perché i fiori di Bach e cosa c'entrano con la legge d'attrazione? Allora, i fiori di Bach, come dicevo, sono noti soprattutto per il Res Remedy, che viene utilizzato nelle situazioni di emergenza, per esempio traumi improvvisi, contusioni o qualsiasi cosa che sia di immediatamente, vada risolta immediatamente e che crei uno shock immediato. In realtà per quello si può utilizzare anche lo starobetter per rimuovere gli shock, i traumi proprio immediati, però il Res Remedy ha la funzione proprio di essere un rimedio di emergenza. Però molti pensano che i fiori di Bach siano quello. Altre persone invece hanno preso i fiori di Bach per diverso tempo, magari non hanno avuto neanche effetti, perché in realtà i fiori di Bach lavorano, diciamo, più nel lungo tempo, quindi non sono una cosa immediata. Anche se in realtà, se noi sappiamo dare il fiore giusto, anche in poche ore si può arrivare a una risoluzione del conflitto, del problema che il fiore va a risolvere. Però deve essere, diciamo, un consiglio mirato e a volte serve più di un fiore. Quindi il floriterapeuta deve essere molto molto bravo nel lavorare con i fiori, saper individuare che tipo di fiore serve in quel momento con voi.
Comunque dicevo, molti vedono i fiori di Bach come un rimedio appunto per risolvere stati emozionali, per evolvere. In realtà quello che sto studiando e che penso porterò avanti un po' di più tra un po' sono dei fiori, cioè sono l'utilizzo dei fiori di Bach in maniera non convenzionale. E sto sperimentando molto in questo senso. E volevo condividere con voi questa sera, diciamo, una cosa che ho scoperto, cioè che i fiori di Bach possono essere utilizzati anche con la legge d'attrazione, la cosiddetta legge d'attrazione, che molti dicono funziona, non funziona, a me mi funziona, a me non mi funziona. Allora io volevo propormi un piccolo esperimento, una cosa da fare, da provare, che poi chi vuole magari la prova, così per i fatti suoi, per un po', magari una decina di giorni, o non so, insomma, il tempo che vuole lui, completamente libero. Poi, una volta che l'ha provato, mi fa sapere magari in privato com'è andata, se ha avuto dei risultati, che risultati ha avuto, così. Dicevamo, com'è che mi sono, insomma, mi metto a dare consiglio e idee sui fiori di Bach? Perché me ne sono letteralmente innamorato, li conosco da anni, li avevo anche un po' studicchiati, però il vero approfondimento ce l'ho avuto 4 anni fa quando ho conosciuto Gabriella Mereu, che è un personaggio abbastanza particolare con cui adesso sto praticamente quasi per ultimare la formazione, per cui e lei mi ha fatto veramente innamorare dei fiori di Bach, sia lei che un consiglio che mi ha dato una volta una persona, che pure questa persona mi aveva messo la pulce, già i fiori di Bach diciamo li masticavo un po', però questa persona mi ha aperto un mondo, poi con Gabriella Mereu mi ha proprio spalancato una porta completamente. Perché in realtà i fiori di Bach hanno veramente tantissime funzioni che tuttora ancora non sono state completamente scoperte. Per esempio, ho scoperto che i fiori di Bach si possono utilizzare anche per proteggere, per esempio, l'ambiente casalingo, per ripulirlo. Per esempio, se qualcuno vuole ripulire l'ambiente casalingo da, tra virgolette, energie negative, cioè vuole avere un ambiente più adatto, può spruzzare un Vesche Remedy, semplicemente diluito un po' d'acqua. Con uno spruzzino, spruzzarlo per casa e questo aiuta a rialzare le vibrazioni dell'ambiente, ad esempio, per dirne una. Però stasera volevo presentarvi una cosa un po' diversa, cioè come utilizzare i fiori di Bach per potenziare la legge d'attrazione. Allora, vi propongo questo esperimento che chi vuole, per esempio, se qualcuno di voi ha i fiori di Bach a casa, particolari fiori di Bach che adesso vi dico, può, come vi posso dire, fare questo esperimento, provare e vedere se l'esperimento gli funziona. Una cosa semplicissima, quindi chi ce l'ha può farlo adesso, per cui adesso vi do le istruzioni, provate, poi vi fate sapere in privato. Allora, che cosa vi serve? Delle cose semplicissime, un pezzo di carta, per esempio bianco, quindi completamente bianco, un colore neutro, una matita, un desiderio, magari qualcosa che possa essere, diciamo, fisico, cosa vuol dire? Cioè, qualcosa che si può vedere, quindi deve essere magari un oggetto che volete, non so, qualcuno, non so, può chiedere una somma di denaro, insomma, qualcosa che potete, qualcosa di manifestare fisicamente, che ancora non avete. Non importa se non sapete come manifestare quell'oggetto. Ciao, Mary. L'importante è che avete un qualcosa che desiderate che magari sia fisico, quindi che può essere vedibile. Perché vedibile? Perché avere un qualcosa di fisico vi permette di avere un qualcosa di verificabile. Perché chiaramente quando noi facciamo un tipo di lavoro, che qualcuno in questo caso potrebbe dire magico, bisogna avere un criterio di verifica, cioè un qualcosa che tu fai che ti può far capire se quella cosa su cui tu hai operato può effettivamente, cioè si è manifestata, per cui tu se hai un oggetto fisico hai un criterio di verifica, cioè se l'oggetto ti compare, quello che hai fatto ha funzionato, se l'oggetto non ti compare dopo un po' di tempo, non compare cosa vuol dire? Che si creano le condizioni, le situazioni per farlo manifestare, per farlo arrivare a te, che può essere un regalo, che può essere un'offerta di lavoro, poi dipende da quello che chiedete chiaramente. Ok? Mi serve un fiore di Bach. Mi serve il fiore di Bach Clematis o Clematis, non ho mai capito come si pronuncia perché l'ho sentito pronunciare sia in un modo che in un altro. Quindi una matita, un pezzo di carta bianco e il fiore di Bach Clematis, nient'altro. Ok? Allora, scegliete qualcosa che volete.
come vi ho detto, qualcosa magari di fisico, che può essere un oggetto, una somma di denaro, qualcosa insomma che potete verificare, come vi ho detto. Una volta che l'avete scelto, scrivete nel pezzo di carta il desiderio. Il desiderio è appunto l'oggetto. Ad esempio, se io voglio, che ne so, una somma di denaro, posso scrivere X euro. Se è un oggetto, che ne so, lo stereo nuovo, ok? Oppure fare un viaggio da una parte, ok? Scrivete che cos'è. Ciao Laura. Una volta che l'avete scritto, piegate il foglio, ok, lo piegate a metà, in maniera tale che il desiderio è dentro la carta, e poi semplicemente mettete 4 gocce di Reske Remedy sopra il foglio, sì, di Reske Remedy, scusate, di Clematis o Clematis, 4 gocce sopra il foglio. E semplicemente lo bagnate con 4 gocce. Né più né meno. Quando mettete le gocce, con l'intento e col pensiero, chiedete dentro di voi, che chiedete proprio al fiore, al Clematis, di aiutarvi a manifestare il vostro desiderio. Tutto qua. L'ho fatto una volta sola, non serve farlo più volte. Lo mettete lì, piegate il foglio, fate tutto questo con fiducia, e poi il foglio lo mettete da parte in un posto dove ve le dimenticate. Che ne so, lo mettete dentro a un libro qualunque della biblioteca e lo lasciate lì. Un posto, insomma, dove non rivedete il foglio, quindi non ci pensate più. Magari vi dimenticate pure che c'è tra un po', per cui vi passa proprio dalla mente perché siete presi da tutt'altro. Ok? Perché Clematis e perché questa idea? Allora, per chi ha studiato i fiori di Bach, magari qualcuno di voi è naturopata o si interessa, o magari ha preso i fiori di Bach, magari ha preso proprio quel fiore di Bach, tra i vari utilizzi di Clematis c'è appunto quello di essere il fiore che si dà, diciamo, per risolvere il conflitto, della persona che ha un po' di difficoltà a stare con i piedi per terra. Quindi magari è un po' sognatrice, un po' romantica, tende a stare, come si dice, con la testa fra le nuvole, metaforicamente, però la descrizione metaforica non è che una descrizione, sì, anche fiore del radicamento, esatto, Laura, infatti ci stavo per arrivare, ciao Monica, ci stavo per arrivare, infatti appunto se una persona ha la cosiddetta testa fra le nuvole, appunto si dice che non è radicata perché appunto non riesce a stare coi piedi per terra, infatti il linguaggio che noi utilizziamo riflette, cioè non è solo un linguaggio, ma è una descrizione abbastanza accurata, una rappresentazione di quello che succede realmente dentro di noi. Per cui chi ha la testa fra le nuvole, come se stesse troppo in alto, chiaramente se noi vediamo in alto, cosa c'è in alto? Il cielo, i pensieri, le astrazioni, gli ideali. Tant'è vero, quando pensiamo agli ideali, no? Pensiamo, alziamo gli occhi verso l'alto, di solito, appunto perché è nel mondo delle idee, come le chiama Platone. Quindi immaginiamo idealmente o inconsciamente, noi rappresentiamo qualcosa che sta sopra di noi, in alto. Clematis fa l'effetto opposto: a chi sta troppo in alto lo riporta a terra, appunto lo radica. Cosa vuol dire radicare? Vuol dire riprendere, portare in contatto, collegare, dato che si è scollegato, diciamo, dal terreno, lo riporta dall'alto, in cui si è scollegato perché sta troppo in alto, riporta in basso. Diciamo, se immaginassimo il circuito elettrico, quindi la pila di volta, sarebbe la presa a terra, no? Quella che permette di scaricare la corrente, cioè l'energia. Ma cosa vuol dire scaricare a terra l'energia? Vuol dire collegare alla terra l'energia del cielo, quell'energia elevata universale, e la portiamo sulla terra. Portandola sulla terra facciamo quello che si chiama radicamento. Ma radicamento cos'è? È rendere, o meglio, prendere dal cielo ciò che sta in cielo e portarlo giù sulla terra. Ma portare giù sulla terra cosa vuol dire? Incarnare, vuol dire manifestare, vuol dire rendere evidente, rendere visibile. Perché finché nel mondo dell'astrazione delle idee, del vorrei questo, del sogno, del desidero, tra l'altro recentemente sono stato da Sibaldi che appunto ci ha parlato anche del desiderare, ma desiderare vuol dire andare oltre le stelle. Noi è vero che dobbiamo andare oltre le stelle con i desideri,
però a un certo punto dobbiamo anche prendere quei desideri e portarli giù. Allora, cosa fa Clematis? Porta giù ciò che sta su, quindi lo manifesta, lo rende, sì, serve anche in caso di come aborti, esatto, però diciamo in questo momento non è quello l'uso che ci serve del fiore. Per cui noi mettendo il Clematis sul pezzo di carta dove abbiamo scritto ciò che vogliamo manifestare, soprattutto qualcosa di fisico, perché appunto, dato che dobbiamo creare un qualcosa di fisico e farlo manifestare, aiuta tutto il processo. Ci mettiamo sopra quattro gocce di Clematis sul pezzo di carta e lo mettiamo via da parte. Questo fiore, appunto, ha questo tipo di energia, cioè ci permette di manifestare ciò che vogliamo, di renderlo concreto, di renderlo manifesto. Tutto qua. Ok? Ok, Loris, grazie. Niente a caso perché ho avuto questa informazione. In realtà vi volevo dire solo questo, diretta brevissima, velocissimissimissimissima, infatti praticamente sto già per chiudere, però volevo solo condividere con voi questa cosa perché era un po' che volevo fare una direttina veloce, per cui piuttosto che scrivere magari un post sul mio profilo, come al solito, volevo invece farvi una video versione, diciamo, del tutto. Volevo anche dirvi, la prossima settimana stavo pensando di fare un'altra diretta, questa volta più lunga. Questa, infatti, come ho detto, è brevissima ed è praticamente già finita perché volevo solo darvi questo consiglio. Volevo fare un'altra diretta come si chiama? Per trattare il tema dell'ipnosi regressiva, visto che mi è stata chiesta un po' di tempo fa in bacheca sul mio profilo, per cui volevo fare una diretta, insomma, sull'ipnosi regressiva. Magari fatemi sapere quando volete che la faccio, potete anche scrivermela adesso, ovvero la settimana prossima, quando vorreste che faccio una diretta? Chiaramente sarà di sera. Non nel weekend, o almeno non di sabato, perché insomma in teoria la gente il sabato sera esce, per cui pensavo più nell'infrasettimanale, perché di solito essendo periodi un po' più morti in cui non si esce. Quando vi piacerebbe che la faccio? Magari mi scrivete nei commenti della diretta, quando e in che data, cioè nel senso della prossima settimana, in che giorno vorreste che la faccia e che ora vi va bene? Scrivetemelo adesso. Così magari insomma chi ha piacere di farla, di partecipare, cerco di venire incontro. Chiaramente ognuno di voi avrà degli orari diversi, però facciamo una media ragionata e vediamo insomma quando potrebbe essere il giorno. Ciao Chiara! Ciao Maria Teresa! Allora, quando vorreste che faccia la diretta sull'ipnosi regressiva? Fatemelo sapere con un commento adesso. Tanto che nessuno commenta. Se te va bene sempre. Wow, grazie per la fiducia, ok. Per quanto riguarda i fiori di Bach, in attesa che mi dite quando devo farvi la diretta sull'ipnosi regressiva, per chi vuole, io sono disponibile per fare delle consultazioni private con i fiori di Bach, per cui mi portate una necessità specifica e poi magari insomma, ci lavoriamo su. Va bene? Per cui diciamo, lavoro veramente privatamente con le persone, per cui vi consiglio quali fiori prendere. Ah, un'altra cosa che non vi ho detto, mi viene in mente adesso. Per chi non vuole mettere le gocce del fiore, ma se ci mettete le gocce del fiore sul desiderio, diciamo scritto col pezzo di carta a matita, è meglio. Potete anche scrivere sul lato del foglio che non sia dove avete scritto, magari sull'esterno del foglio, potete scrivere appunto il nome del fiore, Crematis, così come lo pronuncio, Cinicomo, L di Livorno e di Empoli. M di Milano, A di Ancona, T di Torino, I di Imola, S di Savona, Crematis, ok? È un altro modo, però vi consiglio di metterci, diciamo, le gocce d'acqua, sì, ciao, le gocce del fiore, quattro gocce del fiore.
Volendo, se scrivete il fiore, nome del fiore di carta sotto, sì, cioè, su un foglio di carta, appunto, cioè se scrivete il desiderio e ci scrivete il nome a matita, se non volete metterci le gocce del fiore, però vi consiglio di mettercele, perché lo aiuta maggiormente, potete metterlo anche sotto il cuscino. Ok? La diretta sui fiori di Bach la farò, ma non subito. Non subito, magari preferisco più tardi, preferisco invece di fare una diretta lunga, fare più mini video con, diciamo, dove darvi qualche idea, quella, ne ho in mente altre, però questa è una per iniziare, per non fare sempre video extra lunghi di 2 ore e mezza come faccio di solito. Chi mi conosce lo sa, cioè le dirette diventano quasi una, quasi praticamente una gara di resistenza. E vorrei evitare di fare delle gare di resistenza. Ciao Giorgia! E che vi stavo dicendo? Ah sì, sull'ipnosi. Insomma, fatemi sapere con dei commenti, magari quando volete farla. Vedo che quasi tutti dicono quando voglio io. Vi ringrazio per la fiducia. Quelli invece che hanno problemi di giorno orario mi possono dire qualcosa, a parte Chiara che mi ha detto, mi ha espresso la sua preferenza per venerdì. Vi dicevo, sui fiori io lavoro individualmente per consulenze private. Con i fiori si possono fare un sacco di cose, veramente ci si può lavorare a tanti livelli, sui problemi fisici, diciamo sul manifestare, sulla pulizia ambientale di casa, per migliorare le relazioni. In realtà, da quello che sto scoprendo man mano che approfondisco i fiori hanno tantissimi utilizzi che non, veramente non pensiamo, si possono utilizzare per potenziare altre cose, per migliorare le performance sportive. Per questo me ne sono innamorato, perché sono uno dei metodi più pratici, più belli che ho scoperto. Cioè, nel senso, i fiori li conoscevo da anni, ma le applicazioni dei fiori e l'ampiezza dell'applicazione dei fiori sono una cosa nuova, almeno quelle che sto scoprendo io. Per esempio, questa di Clematis non l'avete mai sentita, credo. Non mi risulta che, insomma, qualcuno o ce ne sia un libro che ne parli o se ne parli a qualche corso. Qui sto scoprendo un sacco di cose interessanti e facendo anche molti esperimenti. Infatti, questo che vi ho descritto stasera è un mini esperimento, diciamo, sociale sull'utilizzo dei fiori. E Mary Capuano mi chiede una cosa: ma le ipnosi servono anche a sbloccare un momento? Sì, si possono anche utilizzare per sbloccare un momento, ma anche i fiori si possono utilizzare per questa cosa qua, volendo, Chiaramente dipende da cosa vuoi sbloccare, perché i fiori sono uno strumento soprattutto per evolvere. Cioè, non va, i fiori di Bach non vanno pensati come uno strumento al fini, diciamo, risolutivi. Cioè, nel senso, io, esempio, io ho un sintomo, prendo il fiore che è un po' il farmaco. No, il fiore serve per far evolvere la persona. Quindi ti porta oltre il problema per farti manifestare un talento, una qualità. Infatti, i fiori servono anche per quello, per sviluppare le qualità più alte dell'essere umano, come diceva Bach. Per cui sono uno strumento molto interessante. Però la cosa che per me è interessante appunto sono le applicazioni, cioè ho un problema pratico di qualsiasi tipo, dal dover migliorare una prestazione sportiva, voi sapete che io lavoro con gli sportivi, e come annunciato sto preparando insieme a un atleta la traversata della Manica, come mental coach, dato che faccio anche questo di lavoro. Però i fiori possono essere utilizzati per tanti utilizzi, quindi migliorare una performance sportiva, pulire un ambiente, manifestare delle cose, cioè manifestare dei desideri, difendersi da energie negative, persone negative. Poi vi parlerò anche di quale fiore prendere in questo caso. Per cui, Mary, quale fiore prendere per sbloccare una situazione? Potresti prendere Chestnut Bud, per esempio, però dipende da qual è la situazione da sbloccare. Cioè, in linea generale va bene Chestnut Bud, come mi ha insegnato Gabriele Abreu, però non è, cioè, bisogna vedere a seconda della situazione che cosa c'è da sbloccare, però in quel caso specifico. Ma Giacomo, non lo so se si fumano i fiori di Bach per provare a mettere un nebulizzatore, magari ti possono aiutare. Che ne so, ti fai un bel mix con tutti e 39, eh? Che dici? Adesso con le sigarette elettroniche c'è la moda dello svapo, magari può essere utile. Vabbè. Tutto qua, quindi se qualcuno ha necessità di fare una situazione specifica, vedo per esempio Mary che vi sta chiedendo quale fiore chiedere, mi contatta in privato e possiamo fare tranquillamente un colloquio. Considerate che i colloqui si possono fare anche via Skype o al telefono, per cui
Chiaramente al telefono ci vuole un po' di più perché non ho modo di vedervi, quindi devo farvi più domande, però si possono fare anche a distanza. Poi chi vuole e può anche insomma, incontrarmi di persona e la facciamo di persona. Vabbè, detto questo, chi vuole mi può lasciare nei commenti della diretta, diciamo, un'idea su quando fare la diretta sull'ipnosi regressiva la settimana prossima e anche su che orario, quindi che giorno e che orario della settimana prossima. Per trovare un lavoro che fiore usare? Guarda, Sabina, come ti ho detto e come ho detto a Mary, per problemi specifici potete chiedermi un colloquio in privato, quindi scrivetemi in privato, perché comunque la diretta, come ho detto, praticamente ho deciso di terminarla perché volevo fare una cosa molto molto breve, cioè si sono dilungato un po' troppo. Magari tratteremo questa cosa, magari non il tuo problema specifico, però quando mi ricapiterà prossimamente di fare dei mini video sui fiori di Bach o su altri argomenti, magari non so se risponderò a questa domanda specifica, non credo, perché avevo in mente di trattare altre cose nelle prossime mini dirette, però nel senso ogni tanto qualche informazione sui fiori ve li darò, ok? Vabbè, ragazzi, vi saluto. Insomma, chi vuole mi può scrivere in privato e diciamo, fatemi sapere di nuovo nei commenti quando volete che faccia la prossima diretta più lunga sull'ipnosi regressiva e anche in che orario. E niente, vi mando un salutone, grazie per avermi ascoltato in questa mezz'oretta. Un abbraccio a tutti e fatemi comunque domande, fatemi sapere insomma che ne pensate, se vi è piaciuta la diretta, magari su che cosa volete che parlo le prossime volte, a parte l'ipnosi regressiva che sarà il prossimo argomento, come ho detto. Va bene? Un abbraccio!